Cade in un momento particolare della vita economica e sociale dell'Italia, ma non solo dell'Italia, dell'Europa e del mondo, questa iniziativa Umbro. Nel senso che sono quattro i motivi di riflessione, secondo me, in connessione al momento. Prima, ci troviamo di fronte ad uno straordinario spinta, una straordinaria spinta nuova ondata tecnologica, che con la crisi epidemica è stata messa in evidenza. In secondo luogo, lo stesso piano europeo, il Next Generation Europe, ci indica una serie di interventi strategici che hanno una componente tecnologica decisamente forte. Tutti parlano di transizione ecologica, di transizione infrastrutturale, di transizione ambientale, eccetera, energetica. Nessuno pensa che queste cose comportino un investimento di tecnologie che sono una chiave di volta per fare bene queste cose. Purtroppo l'Italia, da questo punto di vista, ma nessuno ne parla di queste cose, perché per fare queste cose, se servono tecnologie, l'Italia è sprovvista di tecnologie. La crisi epidemica l'ha messo molto bene in evidenza, questa scarsa capacità dell'Italia, ma in parte anche dell'Europa, per produrre beni assolutamente innovativi. Seconda riflessione. Siamo di fronte ad un aumento consistente degli investimenti in ricerca e sviluppo e per effetto del primo punto. Anche nel nostro piano nazionale della ripresa e resilienza si prevede un aumento dall'1,2 all'1,3% del PIL. Tenete presente che questo aumento, noi rimaniamo sempre agli ultimi livelli in Europa, non parliamo poi di altri paesi a livello Stati Uniti o Cina. L'Italia, poi, anche se investe poco in ricerca, malauguratamente, ma ancora peggio sa fare per quanto riguarda la messa a frutto e la fruttificazione, quindi, dei risultati della ricerca. Questo è un pallino della nostra fondazione, ne parlerà il dottor Fontanelli, cioè il pallino vuol dire che se l'Italia non impara a fare bene la valorizzazione dei risultati della ricerca, rimane perdente. Noi siamo al settimo posto nella graduatoria mondiale in fatto di produttività scientifica, vuol dire che possiamo vantare la presenza in Italia di ricercatori di first class. Purtroppo, se andiamo a vedere poi il patent application, cioè la capacità di registrare brevetti, noi scendiamo al 23° posto. Qui mi pare di capire che nessuno è attento al fatto che con la ricerca si fanno soldi, anche le stesse università. Le università americane attraverso la ricerca fanno soldi sia con la cessione della royalty, della licenza di sfruttamento dei brevetti, sia anche con la nascita di start-up. Quindi, da questo punto di vista, io sono ben lieto se aumentano gli investimenti in ricerca, e questa è la perorazione unica che sanno fare in Italia gli ambienti della ricerca, i miei amici professori. Anch'io sono professore, ma professore un po' particolare, però se noi non impariamo a valorizzare, a sfruttare, a tirar fuori i soldi dagli investimenti in ricerca e quindi un contributo deciso all'innovazione tecnologica, siamo assolutamente perdenti, non serve assolutamente nulla. Facciamo pochi investimenti in ricerca, ma facciamo ancora meno trasferimento tecnologico, quindi meno innovazione tecnologica, meno capacità di far generare deep tech startup. Terza osservazione. Stiamo assistendo nel mondo, e abbiamo assistito quest'anno nel mondo, ad uno straordinario e eccezionale aumento degli investimenti in venture capital. Tenete presente che è stata superata per la prima volta in un solo trimestre, nel primo trimestre del 2021, la soglia dei 100 miliardi di dollari di investimenti in venture capital, con un aumento del 94% rispetto all'anno scorso. Tenete presente che questi sono dati emblematici del fatto che c'è una corsa alla generazione di start-up a base tecnologica
Le start-up hanno avuto un ruolo fondamentale per lo sviluppo rapido dei nuovi vaccini. Tenete presente che tutti i vaccini che noi abbiamo fatto e utilizzato sono frutto di, essenzialmente di attività di ricerca, di capacità creative, di start-up che riescano a fare quelle che viene chiamata disruptive invenzione alla Schumpeter, cioè sono in grado di fare cose che le grandi imprese non sono in grado di fare. Poi, quando hanno fatto il loro compito, trasmettono i loro prodotti alle grandi imprese per la produzione su vasta scala e in commercializzazione nel mondo. Questo modello di collaborazione tra start-up e grandi imprese è un modello a cui noi stiamo guardando come fondazione con grande interesse perché in una certa misura, pur con le dovute cautele e le dimensioni italiane si può riprodurre anche negli esperimenti che faremo in Umbria.